Siamo a Piacenza. La meraviglia dell'impresa è che non sei un lavoratore autonomo, ma la tua impresa prende vita senza di te. E la cosa più bella, più unica che ho sono i sorrisi e i cervelli delle persone che ci lavorano, che adesso sono me più di me stessa, sono Tice molto più di me e Tice è molto più bello senza di me. Quando mi chiedono di raccontare la storia di Tice, mi accorgo sempre che più che, diciamo, le grandi imprese, si ricordano le storie delle persone, come le favole. Tutti vi ricordate, non so, Cenerentola, Biancaneve, le storie. E dietro alle imprese, spesso, più che storie di numeri, di fatti, di business plan, ci sono delle emozioni. Una volta abbiamo avuto un problema con un'istituzione che ha messo un po' in crisi una scelta imprenditoriale che ho fatto molto importante. E io ho provato un fortissimo imbarazzo, vergogna, senso di non essere stata compresa e mi stavo quasi distaccando da Tice perché mi vergognavo, provavo imbarazzo, temevo che le persone non si sarebbero più fidate di me. E invece la cosa più meravigliosa che ho visto sono stati proprio i colleghi, cioè il gruppo che mi è venuto incontro, mi ha detto: tutti possono aver paura. Tutti possono avere un momento in cui non mangiano, in cui sono tristi, in cui piangono, in cui si vergognano. Tu sei Tice come noi e puoi essere anche così, non devi essere solo il capo che sorride e fa le scelte. Quindi l'aver potuto essere io col mio dolore, le mie paure, le mie fragilità e tutti gli errori, comunque parte di un gruppo. Cioè io credo che davvero la parte più sana che abbiamo, forse più sana anche del bilancio e del risultato economico, sia che cerchiamo di essere autentici. Quindi autenticamente raccontare questa cosa mi annoia, mi aiuti a provare a farla, creando un ambiente di lavoro in cui sei nudo, nudo nel senso di emozioni, sei tu, non devi vestire gli abiti del lavoro. Hai il ciclo, puoi parlare del ciclo, sei triste, puoi essere triste, ti hanno messo le corna, puoi parlare del fatto che ti hanno messo le corna, siamo tutti umani e questa umanità mi dà piacere anche nelle attività complicate e per le quali ho meno attitudine. Forse anche al fatto di essere un'imprenditrice ho una bellissima libertà. Quindi abbiamo scelto di organizzare l'azienda in un modo in cui più responsabilità vivi, più libertà hai. Di modo che soprattutto le donne, che sono la maggior parte della nostra impresa, potessero scegliere dove collocarsi. Quindi a che grado di libertà e responsabilità porre il loro apporto. Quindi ho scelto una vita con grandi responsabilità ma grande libertà. E purtroppo sarò un po' romantica in questo, ma lo credo con tutta me stessa. Esiste un'unica grande risposta alla domanda: qual è il metro che mi dirà se sarò un imprenditore o un'imprenditrice? Ed è solo esclusivamente la grandezza del sogno che hai. Cioè, più grande è il sogno, più pensi al sogno e più questo è un predittore che tu lo realizzerai. Quindi io credo che dobbiamo, come comunità di imprenditori adulti, sollecitare nei giovani, dare quella fiducia, che non vuol dire che se sei fantasioso non pensi ai numeri, non vuol dire che se sogni non sei una persona realista. Quindi questa eccessiva attenzione al positivismo e ai numeri ha fatto pensare che senza numeri non c'è impresa. Non c'è un'impresa che fa numeri, ma le imprese possono fare molto altro oltre ai numeri.